in questo stand adesso si possono provare altre tipologie di giochi di realtà virtuale, ma non vostre. Esattamente, nello stand al momento abbiamo selezionato delle esperienze disponibili gratuitamente su Steam, che sono scalabili per ogni tipo di pubblico, quindi sia per gusti che per età. Ci sono esperienze per più piccini, esperienze per adulti, passando dall'horror alla fantascienza al fantasy. Sono esperienze passive e le esperienze attive. Ecco, che differenza c'è tra esperienza di tipo attiva ed esperienza di tipo passiva? Okay. L'esperienza passiva è uno spettacolo dove l'ospite indossa il caschetto, si gode quello che succede, l'esperienza si muove per conto proprio e ha la possibilità, visto la tecnologia di HTC Vive e di tracciamento della testa molto precisa, di muoversi all'interno degli avvenimenti, spostandosi e esplorando. La realtà virtuale? Sì, è stata bella. È la prima volta che provi? È la prima volta, sì, che provo. L'unico che ho provato è stato il VR della Samsung. Ah, però questo è tutta un'altra cosa. Sì, certo. E anche non dà effetti di nausea. Certo. Questo invece... L'esperienza come ti è sembrata? È stata bella. Ti sembra proprio di entrare in tutto. Ho visto che hai provato sia un'esperienza di tipo attivo che di tipo passivo. Sì. E tu... Come ti senti? Ti preferisci... Attivo. Senti più attivo o sì. Passivo? Più attivo. L'attivo è molto meglio, secondo me. Però anche godersi qualcosa di più... Certo, è qualcosa di più rilassante anche il passivo, dà molte più sensazioni su quello. Come le è sembrata questa esperienza? Molto interessante, mi è piaciuta la resa visiva, soprattutto negli oggetti vicini al soggetto. Leggermente meno su quello che è in lontananza, forse perché c'è un po' di sfocatura, ecco. Sì, però certo. L'effetto è veramente coinvolgente. Ho notato che lei ha fatto due esperienze passive, quindi preferisce più un'esperienza di tipo passiva? Sì, almeno non ho mai provato a giocare. No, da quel punto di vista lì no. Io non ho detto niente. Ma mi è piaciuto appunto vivere l'ambiente e tutto quello che ruotava intorno. Non ho mai provato a fare, capiterà. E quali sono le caratteristiche principali del vostro gioco che si potrà poi provare il prossimo anno? Certo, allora il nostro gioco fondamentalmente ha l'obiettivo di essere un'esclusiva di VRTrack, quindi di renderci nell'ambiente videoludico VR un po' un'elite. Questo gioco avrà lo scopo di riunire più giocatori, quindi mettere in comunicazione più caschetti, per consentire a un gruppo di amici o a chi comunque voglia di giocare in gruppo di non dover per forza essere connesso online, ma con l'acquisto di più caschetti giocare in multiplayer offline, come si faceva una volta. Noi ci siamo un po' ispirati a quello che una volta erano le vecchie LAN party. Ok, grazie, non vediamo l'ora di poter provare. Guarda, noi non vediamo l'ora di gioco di e vi portarlo. Buona fortuna, grazie mille, alla prossima. Io sono Luca. E facile. Sì, e ti occupi di? Io sono il presidente di Doctor Who Italian Fan Club, associazione Whovian italiana, ormai nata nel 2012, quindi in realtà sono già 5 anni che lavoriamo. Negli ultimi 2 anni abbiamo iniziato a partecipare a varie fiere, eventi sparsi in giro per l'Italia. Ma collaborate con... Collaboriamo con VRTrack, tant'è che appunto l'attuale presidente di VRTrack, Jacopo, è l'ex presidente di Doctor Who Italian Fan Club. Quindi sostanzialmente nel momento in cui ha lasciato Doctor Who Italian Fan Club ha lasciato il testimone a me ed è passato appunto a fondare VRTrack appunto. Per le fiere tendiamo a muoverci insieme dove possiamo, dal punto di vista logistico eccetera. Ci è capitato anche di avere stand condivisi addirittura, quindi siamo pappa e ciccia sostanzialmente. Ma tu cosa ne pensi di questo progetto? Allora, penso che sia un progetto molto valido. Ho visto
il volume di persone che attirano, quindi penso che sia assolutamente... Però il progetto che uscirà il prossimo anno, nel 2018... Possiamo parlarne? O è spoiler? Sì, io probabilmente il pubblico gradirà sapere qualcosa di più. Ma allora, in realtà non è che ne so tantissimo di più, quindi... Già provato l'esperienza? Assolutamente sì, la consiglio a tutti quanti. Quindi se passate in fiera venite a trovare sia noi di Dr. Who che anche a vedere Dr. Who nel suo stand, perché siamo sparsi per la fiera anche noi. Siamo riconoscibili, abbiamo una grossa cabina di legno blu, quindi è facile da riconoscere. Grazie. A te, gentilissimo. L'esperienza è stata fantastica. Ma sei più da attivo o da passivo? Beh, sicuramente sono attivo, okay. Però devo dire che anche l'esperienza passiva non è stata male. Ok, vedi, ce n'è per tutti i gusti. Iscriviti ora se non l'hai già fatto. Subscribe now. Metto così. Se noi condividiamo la sedia. Cioè tipo, scusa, è facile, vai. Problema risolto. Si può fare. Lei è? Lei, adesso non darmi del lei, mi fai sentire vecchio. Okay, no.